Eccoci giunti al video in cui ti spiegherò passo dopo passo le polizze assicurative e l'abbattimento delle relative franchigie. Prima di procedere, ti consiglio vivamente di chiedere sempre all'autonoleggio una spiegazione dettagliata delle assicurazioni incluse e delle relative franchigie, perché abbiamo letto sul web di esperienze negative proprio per non aver dato peso a questo aspetto. Magari si viene allettati da un'offerta di noleggio vantaggiosa e poi ci si ritrova addebitati sulla carta di credito dei costi non previsti, perché ignorati. Presta quindi molta attenzione alle assicurazioni e alle garanzie incluse nella tariffa e verifica sul contratto di noleggio che tutto sia riportato in maniera chiara e dettagliata. Le polizze assicurative sono RC auto, furto incendio, casco, cristalli e infortunio del conducente. Ora analizziamole nel dettaglio. La RCA o RC, cioè la responsabilità civile auto, è l'assicurazione obbligatoria prevista per legge ed ogni veicolo circolante su strada ne deve essere coperto. L'RC auto copre danni provocati per colpa a terze persone o cose. Il conducente non è coperto dall'RC auto, mentre lo sono i passeggeri trasportati. La polizza furto incendio è facile desumerlo, copre appunto il furto e l'incendio della vettura noleggiata. La casco invece protegge i danni causati al veicolo assicurato da eventi e sinistri che derivano dalla circolazione del veicolo stesso, come ad esempio i danni provocati da urto, ribaltamento, scontro con un altro veicolo. La polizza cristalli invece copre danni arrecati ai propri cristalli, quindi ai finestrini, al lunotto posteriore e al parabrezza anteriore. Ora passiamo alle franchigie. Per ognuna di queste polizze, come per la stragrande maggioranza delle polizze assicurative, sono previste delle franchigie, cioè quella parte di danno che non viene risarcita dall'assicuratore ma che rimane a carico della persona che ha causato il danno stesso, in questo caso l'intestatario del noleggio. Facciamo un esempio. Se siete in torto in un sinistro con una franchigia della polizza RC auto di 500 euro, significa che l'assicurazione vi addebiterà 500 euro. Se avete ragione, non c'è alcuna franchigia da pagare. Se volete stare più tranquilli e rischiare meno, potete richiedere al punto di noleggio la possibilità di abbattere le franchigie assicurative, così qualsiasi cosa accada non avrete di che preoccuparvi. Spero che tu ora abbia un quadro un po' più chiaro delle assicurazioni e delle relative franchigie. Presta sempre molta attenzione a questo aspetto e chiedi sempre delle spiegazioni dettagliate a riguardo. Ci vediamo presto, ciao e buon noleggio!